e il cantiere di cui vogliamo parlare, il cantiere non ancora partito per il prolungamento del metromare. Sì. Tu sai che ci sono tante tratte del metromare di cui si discute, esatto. C'è il collegamento verso sud che poi di fatto salterà per quanto riguarda il percorso la zona di Riccione, che non ha aderito al progetto che è stato candidato da parte invece di Provincia, Comune di Misano e Comune di Cattolica. Per arrivare fino a Cattolica, zona Le Navi. C'è un altro progetto che riguarda un prolungamento invece verso Viserba, sì, e il centro studi e quant'altro, però questi sono ancora prolungamenti sui quali si attende l'esito delle candidature a finanziamenti. Un prolungamento che invece ha già ottenuto un finanziamento di 49 milioni di euro circa è il prolungamento dalla stazione di Rimini alla fiera. Cosa succede però? Succede che i tempi sono stretti e questo progetto ancora diciamo non è stato presentato nei suoi dettagli. C'è stata una prima presentazione quando il comune ha candidato il progetto, ma sappiamo che quelli sono progetti di massima che poi necessitano documenti di dettaglio che sembra ancora non siano arrivati, o almeno ne vuole sapere qualcosa di più il presidente della commissione controllo e garanzia del comune di Rimini, che è il consigliere della Lega Matteo Zoccarato. Ieri ha diffuso una nota, ma piuttosto che leggerla chiediamo direttamente a lui, dandogli il buongiorno, cosa non lo convince. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno. Prolungamento del metromare. Quando si parla di metromare o TRC, che dir si voglia, le antenne di tanti si drizzano, perché è un tema che ha fatto e fa ancora tanto discutere. In questo caso però non si parla di ipotesi, perché parliamo di un progetto, come dicevamo, di fatto già finanziato. Ma cosa sta succedendo? Lo vorremmo sapere anche noi. Non ci andiamo a dilungare ulteriormente su ciò che in tanti pensano riguardo al vecchio TRC, oggi denominato Metromare. Ormai ce lo abbiamo, quindi penso sia anche inutile non andare a intervenire e parlare nuovamente di questa struttura che è costata centinaia di milioni di euro e che purtroppo ad oggi ancora non funziona, non porta ai risultati che si sperava e punge ad una linea parallela all'11, quindi attualmente la mia preoccupazione, la preoccupazione anche di tanti altri riminesi, è questo benedetto progetto che prevede il prolungamento dalla stazione fino alla fiera, che ha già ricevuto i finanziamenti, diciamo ha già ricevuto l'approvazione per quanto riguarda i finanziamenti del PNRR per decine di milioni di euro, circa 40, quindi è un progetto che si dovrà fare, perché il progetto è già stato presentato, i finanziamenti arriveranno. Quindi è un progetto che siamo abbastanza certi si farà. Il problema è che se il progetto rimarrà quello presentato per ottenere i fondi, ciò significa che per arrivare dalla stazione alla fiera si passerà per via 24 settembre, per via Matteotti, per arrivare fino alla via Emilia, con un percorso di filobus in mezzo alla carreggiata, in mezzo a queste carreggiate, io vi dico la sincera verità, noi sappiamo benissimo che questa amministrazione sta facendo una guerra ideologica e totale all'automobilista in generale. Detto ciò, se tu mi vai ad andare a creare un percorso filoviario su queste strade che chi le percorre, soprattutto chi vive nella zona nord, sa benissimo che sono strade fondamentali, specialmente a seguito della chiusura del ponte di Tiberio, peraltro con un percorso di filobus in mezzo alla carreggiata, che sono già relativamente strette, diventa anche un pericolo non indifferente, oltre al traffico che sicuramente ne risentirà. Il progetto fatto così, e attualmente per quanto ne sappiamo noi il progetto è quello, perché è vero che c'è ancora tempo per modificarlo, ed è per questo che io mi sto attivando fin da subito
fin da subito per cercare di provare a riportare un po' di ragione a chi attualmente ha in mano le redini della situazione, potrebbe portare veramente a delle situazioni e condizioni che porranno veramente la pietra tombale sulla viabilità della nostra città. Quindi mi sono attivato fin da subito e mi auguro che riusciremo, diciamo, a riportare un po' di ragione nella zucca di qualcuno. Tra l'altro, se non sbaglio, i tempi in questo momento sono, per avere i progetti esecutivi, piuttosto contingentati. Lei nella nota di ieri diceva di aver provato anche a sollecitare l'amministrazione per avere visione di questi progetti, però al momento senza avere dettagli. Sì, io ve lo confermo, ho presentato anche un'interrogazione i primi di marzo, purtroppo durante quella seduta l'assessora Frisoni, che diciamo è la figura politica che è responsabile, diciamo che è il primo interlocutore quando si parla di questo tipo di progetti, quel giorno è arrivata in ritardo durante la seduta di consiglio, dopodiché le risposte, quindi non ho ricevuto neanche una breve risposta verbale alla mia interrogazione, le risposte scritte, nonostante la mia sollecitazione, non sono arrivate, e quindi ho compreso che evidentemente quel ritardo, mi viene da pensare che era voluto quella sera, perché effettivamente so per certo che anche all'interno della maggioranza, quindi anche diversi esponenti di sinistra, al momento di questo progetto fatto così non ne vogliono sapere nulla, quindi mi rendo conto che c'è una grossa difficoltà attualmente tra le schiere del governo della città, e sono contento di questo, perché vuol dire che qualcuno che ragiona con la propria testa lì nel mezzo ancora c'è, però come avete giustamente fatto notare voi, ecco, i tempi sono molto stretti, e quindi io entro la fine del mese convocherò la commissione che presiedo, inviterò gli assessori tecnici e soprattutto PMR, perché ovviamente PMR che sta portando avanti i progetti, noi amministratori del comune di Rimini non sappiamo nulla di quello che sta succedendo. Io ritengo che sia inaccettabile, e ritengo anche inaccettabile però che dopo mesi di sollecitazioni nessuno sia in grado di darmi uno straccio di risposta, non a me ma a Rimini e ai riminesi.